avanti, potrà andare avanti fino a questo momento, fino al 31 dicembre del 2017, dopodiché in mancanza di risposte da parte della regione questo servizio rischierà la paralisi. Sì, è un allarme che è stato lanciato già da diverse settimane. Io come presidente della provincia ho raccolto questa preoccupazione sollevata da 23 comuni della provincia di Frosinone. Mi sono adoperato presso la Regione Lazio e in particolar modo nei confronti con il presidente della provincia Nicola Zingaretti, il quale si è dichiarato subito disponibile a dare delle risposte. Attraverso il suo segretario generale Taddiola abbiamo ricevuto una lettera nella quale si conferma la volontà della Regione nel proseguire a finanziare questo servizio molto importante. Ricordiamo a tutti un servizio di cui beneficiano 23 comuni della provincia di Frosinone per circa 200.000 abitanti. Ora, più che lanciare un allarme, dobbiamo lavorare tutti insieme. Abbiamo una lettera a firma del segretario della Regione Lazio con la quale viene ribadito l'impegno. Adesso tutti insieme dobbiamo cercare di farci dare una certezza su quelle che saranno le somme da destinare a questo servizio. Però una cosa è certa, diciamolo con chiarezza, che fino al 31-12-2017 i servizi sono garantiti. Però il problema è proprio questo, diceva il presidente Gagliardi, manca la quantificazione da parte delle risorse che darà la regione, perché la regione dal canto suo aspetta che vengano sbloccati i fondi statali. Sì, è un problema di quantificazione specifica delle somme da destinare a questo servizio, però non dimentichiamo che siamo all'inizio dell'anno finanziario, quindi un inizio non solo per i comuni, per le province, ma anche per il governo e per la regione. Quindi ci sarà bisogno ancora di qualche altro mese per definire in modo specifico le risorse da destinare a questo servizio. Però ribadendo che fino al 31 dicembre il servizio è coperto, abbiamo a disposizione ancora qualche settimana, qualche mese per lavorare presso la Regione Lazio in modo sinergico e collaborativo, perché ricordo qui non c'è nessuna battaglia politica da vincere, ma c'è da portare a casa un servizio importante per il nostro territorio. Quindi al di là delle bandiere politiche, al di là degli enti coinvolti, tutti insieme dobbiamo lavorare per raggiungere questo obiettivo.